Bentornato a Maurizio Caristia negli studi di Tempo Radio. Lui è capogruppo del gruppo di minoranza PD e nel Consiglio Comunale di Castiglione e anche consigliere provinciale anche del PD. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi e buongiorno ai nostri radioascoltatori. Noi, lo sa che gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare sms, messaggi Telegram è il 348-31-88-339, per chiamarci 0376 63 1709. Poi tra l'altro si può anche seguirci, ci possono anche seguire tramite Facebook, la pagina è quella del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, siamo in streaming, lo siamo tramite YouTube e eventualmente lì dovete cercare Tempo Radio Live, e poi ci seguono anche in DAB anche, quindi salutiamo anche chi ci ascolta anche da lontano, come anche per quanto riguarda chi ci segue tramite internet, che magari ci segue da oltreoceano, addirittura non lo so, cioè, si possono fare dappertutto, insomma. Allora, cominciamo col parlare di Castiglione, Sì, sì. Investimenti PNRR, mi diceva che... Sì, sì, no, volevo dire qualcosa su... qualche giorno fa anche sulla stampa sono venuti fuori le notizie sugli investimenti del PNRR, e penso che i radioascoltatori ormai conoscano questa sigla, che sono sostanzialmente quegli investimenti e quei finanziamenti a fondo perduto che sono stati riservati al Comune da parte dell'Europa relativamente alla ripresa e resilienza dopo il cosiddetto Covid, la pandemia del Covid. È stata una grande manna, per carità, poi è successiva a una tragedia e a fatti non certamente piacevoli come è stata tutta la fase degli anni del Covid. Una grande manna per gli enti locali, perché hanno permesso di ottenere finanziamenti a fondo perduto, quindi senza nessun tipo di restituzione, per quanto riguarda una serie di grandi obiettivi che riguardava la transizione ecologica, le ristrutturazioni sostanzialmente del patrimonio immobiliare degli enti locali, e quindi è stata un'opportunità che probabilmente non esiste, non ci sarà mai più, in cui ne hanno beneficiato un po' tutti i comuni. Castiglione è uno tra questi e secondo noi in modo estremamente positivo ha colto anche queste opportunità e questa occasione. Sostanzialmente ci sono stati circa un 20 milioni di investimenti, cosa che non succederà più, o comunque è una di quelle situazioni in cui probabilmente è estremamente eccezionale. Sono stati circa 20 milioni di investimenti, a nostro avviso li abbiamo anche approvati, che poi hanno riguardato la ristrutturazione e l'efficientamento del nostro patrimonio immobiliare, hanno riguardato interventi nel campo della struttura edilizia scolastica per quanto riguarda tutta l'antisismica, hanno riguardato sostanzialmente l'istituzione dei cosiddetti pannelli fotovoltaici per la cosiddetta transizione ecologica. Quindi diciamo, sono stati investimenti che hanno beneficiato il nostro patrimonio comunale e che giustamente sono state colte queste opportunità. Noi abbiamo detto che probabilmente c'era anche possibilità di coglierne anche ulteriormente, perché ancora ad oggi sostanzialmente ci brucia il fatto di non aver preso il finanziamento per l'abbattimento e la ricostruzione della scuola elementare in San Pietro, che non è riuscita ad entrare dentro alle proposte del comune per delle questioni che secondo noi sono state risibili. Però circa 20 milioni sono stati investiti a Castiglione. Vorrei ricordare che è stato un positivo per il comune, ma è un benefici che hanno riguardato un po' tutti i comuni. Pensate soltanto Mantova, la città di Mantova, che ha sostanzialmente il doppio di abitanti di Castiglione, ha portato 58 milioni di finanziamenti PNRR. Ma faccio qualche esempio di comune che possono esserci qua vicini a noi: Volta Mantovana ne ha portato 15 milioni, Canneto ne ha portati 17 milioni, quindi c'è stata sostanzialmente un impegno da tutte le amministrazioni, è stata una manna, è stata positivo, peraltro ci ha permesso di poter intervenire. Probabilmente, questa è un po' la nostra opinione, avremmo forse in questa fase dovuto mirare un po' meglio alcuni interventi di investimenti nostri. Io mi riferisco in particolare al recupero del Palazzo Zappaglia, dove sapete anche lì sono stati dati 5 milioni per il recupero e la ristrutturazione. I lavori sono già in corso, anzi sono ottimamente in corso, e probabilmente sarà prevista la ristrutturazione di quell'immobile, e diventeranno un po' le sedi delle associazioni e dell'associazione delle strutture dei circoli culturali di Castiglione. Diciamo, sarà un po' un palazzo dedicato alla cultura e all'associazionismo. Probabilmente in quel caso lì
questa è un po' la nostra opinione, avremmo dovuto mirare un po' meglio l'investimento, perché io credo che a Castiglione, il suo centro storico, c'ha un grande problema, che è il problema della residenza, perché solo portando la gente ad abitare nel centro storico probabilmente si riesce a recuperare il centro storico. Probabilmente lì occorreva un intervento in cui si facevano degli appartamenti o residenziali che permettessero comunque ripopolare e far ritornare vivo il centro storico così come una volta. Poi ci sono stati 2 o 6 altri interventi che noi abbiamo comunque sempre assecondato e votato favorevolmente, che hanno messo in campo e hanno ristrutturato strutture di cui ne avevano bisogno. Uno di questi è tutto l'aspetto degli soliti appartamenti di edilizia popolare del comune, che occorrevano da anni e anni degli interventi di ristrutturazione e adeguamenti per quanto riguarda gli appartamenti e gli immobili. Certo, vorrei avvisare un ascoltatore che mi ha dato un messaggio, è arrivato solo ci va nessuno, però neanche non, ma ci va nessuno. La prima parte non è arrivata, quindi se vuoi mandare la prima parte, perché altrimenti non so cosa farmene purtroppo di questo messaggio. Allora, no, stavamo parlando appunto di questo, come ha detto lei, sì, il PNRR riguarda tutti i comuni di tutta Italia, appunto. Non so neanche quando scade, lei lo sa. No, no, ormai sono le domande. Siamo sono finite. Adesso, semmai, è mantenere il cronoprogramma e mantenere fede agli investimenti, perché con l'Europa non si scherza. Perché se tu non mantieni la tabella di marcia che ti sei dato, corri il rischio che ti chiedano indietro i soldi che ti hanno dato. Sì. Quindi, adesso come adesso, si tratta soltanto di fare in modo che i cantieri non abbiano intoppi. Ci auguriamo che non abbiano intoppi e che possano procedere per l'effettività dei lavori così come sono stati programmati e così come sono stati previsti. Certo, perché appunto c'è questa, giusto che l'abbia detto, c'è questa spada di Damocle, diciamo così, cioè io ottengo tramite bando PNRR, io comune, 2 milioni per fare questa cosa, e precisiamo, si deve fare quella cosa, non è che arrivino i 2 milioni, però no, io spendo 1,5 e 500 mila li spendo per altro. Devo usare per quelli, sì, assolutamente. Destinazione cosiddetta vincolata. Proprio destinazione vincolata. Però devo farlo entro un determinato tempo. Sì, e c'è anche una tempistica molto stretta rispetto ai nostri tempi italiani, per intenderci. Altrimenti io metto sul cantiere, comincio a spendere dei soldi e poi dopo li devo restituire. Esatto, probabilmente non mantengo e non finisco le opere così come avevo detto e programmato di fare nei termini previsti, c'è il rischio che l'Europa ti chieda indietro i soldi e che vai in infrazione. Sapete, poi lì purtroppo poi le vicende dei cantieri molte volte dipendono anche non tanto dal committente, cioè dal comune, sì, ma dall'azienda, dall'impresa che prendi, e ti auguri che tutto vada bene, che ci siano delle aziende solide, delle imprese solide che possano portare a compimento i lavori, perché poi d'altro sono lavori che durano anni, quindi non è che durano pochissimo tempo. Poi delle volte ci sono, esatto, degli intoppi. Sì, guardi, nella mia esperienza professionale è capitato di tutto. Imprese che fallivano, che dovevi rifare di nuovo il cantiere, di nuovo le gare e quant'altro. Cioè, noi addirittura non so dove, qua nel Mantovano mi pare. No, forse nel Bresciano, forse qua sul Garda, è stata fermata dall'antimafia addirittura. Sì, poi possono esserci problemi, e quelli sono problemi seri, perché devi chiudere i lavori in corso, fare gli inventari e poi rifare di nuovo le gare, cioè ti portano via tempo. Insomma. E quindi sì, è abbastanza dura. Tra l'altro lei ha detto anche questo... Però mi sembra che a Castiglione, con tutti gli scongiuri dovuti al caso, dovrebbe, sì, mi sembra da quello che sono le mie informazioni... le aziende stanno andando avanti e procedendo secondo i tempi previsti. Lei ha detto appunto che solo facendo vivere il centro storico lo si torna a rendere vivo, sì. Giustamente è un po' male italiano anche lì, c'è stata questa tendenza iniziata negli anni 80 di metterci uffici o servizi e far andare via la popolazione. È vero che se tu già giri di sera cominci a vivere a girare tra vie fantasma, insomma. Il problema dei centri storici sono gli svuotamenti dei centri storici per quanto riguarda la popolazione residente. Una volta i centri storici erano più vivi, quindi c'erano anche attività commerciali, commercio di vicinato, anche piccoli artigiani che erano tutti dentro il centro storico. Nel momento in cui, come anche nel nostro caso, l'urbanizzazione si è
si è espansa, diciamo consumando anche suolo esterno, è indubbio che da un punto di vista dei costi edilizi magari costa di meno costruire una casa ex novo che ristrutturare quella in centro storico. Poi ci sono una serie anche di limitazioni dovute alle sovrintendenze, perché i nostri centri storici non possono tollerare lavori di un certo tipo, c'è soltanto la possibilità di poter intervenire con delle ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, non certamente ampliamenti o abbattimenti, salvo casi specifici che la norma prevede. Diciamo, però il dato di fondo è che un po' in tutta Italia i centri storici sono svuotati, e poi magari quegli spazi vuoti sono stati coperti da attività direzionali, uffici, che questo cosa comporta? Che durante il giorno c'è un po' di attività, ma la sera poi c'è il deserto più totale. Quello che purtroppo succede nei grandi centri storici, ma anche nei nostri piccoli centri storici. Che poi è quello che adesso ci arriviamo, appunto quello che so di cui vuol parlare. Il problema è che anche qua a Castiglione noi vediamo qualcuno ci prova ad aprire il negozio, però chiude. Ma sì, io sono d'accordo, cioè il problema, vabbè, sui negozi c'è un problema, una discussione più grande va fatta per quanto riguarda tutta la grande distribuzione, gli outlet e quant'altro, i centri commerciali, che certamente non hanno agevolato e favorito il piccolo commercio. Però in alcune città, laddove hanno fatto gli interventi nel centro storico, che poi hanno il problema del centro storico è portare la residenza, la gente ad abitare. Nel momento in cui c'è la gente che abita, evidentemente favorisce anche lo sviluppo del piccolo commercio, perché certamente il piccolo commercio non solo deve far fronte alla concorrenza dei grandi centri commerciali, ma se c'ha dei contesti in cui non c'è popolazione o comunque una riduzione costante degli abitanti, è indubbio che sono i primi a soffrirne. Quindi il problema dei centri storici, ma questo non da oggi, ma secondo me il problema è di riuscire a riportare abitanti e residenti dentro il centro storico. Pertanto io sono sempre stato favorevole, ma anche a partire dal nostro, che gli interventi edilizi di ristrutturazione favoriscano la residenza, certo, piuttosto che altri tipi, certo, di funzioni. Le scrivono: le strade di Castiglione non sono più sicure, strisce pedonali, segnaletica, andrebbe questo rifatto tutto. Questo è un problema, insomma. È un vero problema, tra l'altro è stato sollevato anche qualche giorno fa da uno che è sulla stampa provinciale. Cioè noi abbiamo abbiamo tutta la segnaletica orizzontale e verticale, ma non solo di qualche via, di tutto il paese, estremamente carente. Cioè questa è una roba che noi abbiamo fatto sollecitato e lo solleciteremo nelle prossime settimane anche al nostro comune, è che occorre un piano di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo dei segnali ormai vetusti, vecchi, e soprattutto la segnaletica orizzontale è ormai quasi sparita nelle strade. Quindi occorre sostanzialmente, su questo sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore. Benissimo, ci fermiamo un attimino con Maurizio Caristia, che è capogruppo dell'opposizione PD qua a Castiglione delle Siviere e consigliere provinciale, anche ci troviamo tra un paio di minuti. Maurizio Caristia, capogruppo d'opposizione a Castiglione delle Stiviere, del Consiglio Comunale di Castiglione delle Stiviere, consigliere provinciale, seconda parte di filo diretto con gli ascoltatori. Castiglione, mi stava dicendo, possiamo dire, fuori onda, ha superato i 24.000 abitanti? Sì, sì, è un record storico per Castiglione, abbiamo superato i 24.000 abitanti. E cosa ne consegue? Ne fa a tutti gli effetti la seconda città della provincia di Mantova, dopo il capoluogo. Questo è significativo ed è sintomo del fatto della salute, della buona salute che il nostro apparato economico gode, tenendo presente che la popolazione, se aumenta, aumenta perché c'è lavoro. Questo è il dato di fondo, quindi la nostra struttura produttiva tira, assorbe, attrae forza lavoro, e molti vengono a Castiglione a essere nuovi residenti. Quindi è un dato vero. Però ecco, da questo dato vero, che qui va riconosciuto e va preso atto, occorre anche una predisposizione amministrativa e strategica totalmente diversa. Cioè noi Castiglione siamo forse una delle poche città della provincia di Mantova, ma direi anche quasi quasi sostanzialmente siamo molto più simili, diciamo, ad alcune realtà bresciane, ma siamo forse l'unica realtà della provincia di Mantova in cui noi abbiamo
un tasso di crescita della popolazione che non è dovuta soltanto a nuovi immigrati o nuovi arrivati, ma anche c'è un tasso positivo dal punto di vista della natalità, cosa abbastanza inconsueta rispetto a livello nazionale. Ma il dato di fondo, secondo me il dato vero, è questo, che noi abbiamo una popolazione con delle fasce, diciamo, che si collocano per la stragrande maggioranza nelle cosiddette fasce giovanili. Questo significa che occorre un approccio strategico dal punto di vista amministrativo. Noi avremo nei prossimi anni una popolazione che farà sempre di più una richiesta di nuovi e più sviluppati e più profondi servizi. E quei servizi che il Comune deve garantire, su questo occorre sostanzialmente avere un approccio strategico, non basta più un'amministrazione del giorno per giorno e legata un po' al piccolo, bisogna avere uno sguardo un po' più lungo. E questo significa attrezzare il Comune e questo è un po' il ruolo che dovrebbe avere il Comune, di tutti quei servizi che la popolazione avrà bisogno. Una popolazione che non è una popolazione anziana, come può essere molte altre realtà, certo ci sono gli anziani, però diciamo è una popolazione in stragrande maggioranza, sarà una popolazione giovanile. Questo significa avere uno sguardo sui servizi da sviluppare. Prima di tutto va bene, e l'abbiamo anche approvato, le strutture, diciamo, degli asili nido, delle scuole materne per quanto riguarda lo sviluppo, e noi abbiamo approvato, grazie anche ai finanziamenti a tasso zero e quindi a fondo perduto dello Stato, ci permetterà di recuperare l'ex il sito di Via Staffolo con un nuovo asilo nido, ma occorrerà anche avere uno sguardo lucido per quanto riguarda le strutture sportive della popolazione. Cioè non dobbiamo uscire fuori, sostanzialmente questo è l'elemento che l'amministrazione comunale dovrà mettersi in testa, uscire fuori da un ragionamento calciocentrico. Non esiste soltanto il calcio, ma esistono le altre discipline sportive su cui la popolazione giovanile e i ragazzi che cresceranno avranno la possibilità di approcciarsi. E io mi riferisco, noi siamo, per fare un esempio, abbiamo una pista di atletica distrutta nel campo, nello stadio, e da anni che diciamo che dobbiamo rifarla e non se ne parla neanche. Abbiamo sostanzialmente delle strutture di sportive di base nei quartieri in uno stato di degrado totale. Non possiamo continuare a ragionare che dobbiamo concentrare tutto sostanzialmente nel centro sportivo di Castiglione Centrale, ma bisogna fare in modo che la popolazione abbia strutture di base sportive in tutti i quartieri. Cioè, se pensate alla vicenda che in questi giorni è oggetto di polemica tra noi e la maggioranza rispetto alla FC Castiglione, cioè considerate il fatto che FC Castiglione è la società che gestisce il calcio a Castiglione, che gestisce tutte le strutture sportive dallo stadio ai vari campi per quanto riguarda il centro sportivo di San Pietro, noi abbiamo visto che questa società ha avuto da parte del Comune dei privilegi e dei favoritismi inaccettabili, gli hanno dato un contributo di 50.000 euro a nessun titolo. Mentre noi di fatto abbiamo bisogno che il Comune abbia la stessa, non dico che debba smettere di avere un'attenzione rispetto al calcio, perché tutto sommato è lo sport più seguito, ma noi chiediamo che ci sia la stessa attenzione anche per le altre discipline sportive. Un esempio per tutti, noi abbiamo fatto nel nostro programma elettorale la questione del palazzetto dello sport. Questo era secondo me un obiettivo strategico a Castiglione. Se pensate, attorno a noi ce l'hanno tutti: Montichiari c'è un palazzetto dello sport, Desenzano c'è un palazzetto dello sport. Un paese, una città come la nostra di 24.000 abitanti, non possiamo più farne a meno di un palazzetto dello sport che favorisce lo sviluppo di tutte le discipline sportive, dalla pallacanestro alla pallavolo, da tutte le altre cose. Quindi diventa una struttura strategica anche per il futuro. Quando noi facciamo una critica a questa amministrazione, facciamo una critica dicendo che dovete pensare in modo strategico, perché Castiglione non permette più e non tollera più un'amministrazione del giorno per giorno. Certo, certamente. Poi vero è anche, tra l'altro, che sì, il calcio è lo sport più seguito, ma per esempio quando ci sono le Olimpiadi e anche le Paralimpiadi, il canale che seguiva era più seguito che non col calcio, sì, per cui sì, evidentemente certo. In realtà il pubblico gradisce anche altro. L'interesse, per farvi un esempio, noi abbiamo la famosa palestra che è crollata, che della chiamata palestra della roccia, e noi adesso non abbiamo non è più usata, non abbiamo neanche le strutture sportive come le palestre per poter fare altre attività sportive che non sia solo il calcio.
Allora, Caristia le scrivono, io penso, adesso poi andiamo a parlare anche della provincia un attimino, ma volevo dar voce ad alcuni ascoltatori. Io penso che lei sappia che stanno facendo i parcheggi la rotonda della Tamoli, insomma, 2 chilometri fuori dal centro storico, ma siamo fuori di testa, dice. Io sono, condivido al 101% quanto dice l'ascoltatore, cioè lì faranno un piazzale. Hanno concordato dei parcheggi che poi non serviranno nessuno, se non diventeranno come il famoso parcheggio della stazione delle Corriere, diventeranno dei luoghi in cui andranno a fare le scorribande i motorini e le macchine. Francamente io non l'ho capita quella roba lì. È vero che c'è una lottizzazione, che probabilmente dovevamo fare delle opere pubbliche, ma c'era anche tanti altri posti a Castiglione in cui quei soldi lì potevano essere spesi in un modo migliore, di fare un parcheggio in quella zona lì, dove francamente, come tutti i castiglionesi, ancora adesso cerchiamo di capire per quale ragione e chi potrebbe servire un parcheggio in quella zona del paese, dove c'è la Tamoil, certo, dove c'è il supermercato Aldi. Che già un parcheggio. Allora, Caristia, parcheggio in centro storico da fare, perché al castello non ci va nessuno. Cioè, ecco, questo è un'altra questione vera. Cioè, hanno sbandierato il famoso parcheggio del castello, però il problema del parcheggio del castello è che c'ha una difficoltà di accessibilità. E come si sta dimostrando nei fatti, non viene usato. L'amministrazione lo pubblicizza dicendo che il parcheggio delle serate teatrali di Castiglione, se noi abbiamo fatto un parcheggio per le serate teatrali castiglionesi, dove c'è una serata teatrale forse al mese per la stagione teatrale, che sono 5-6 mesi, sostanzialmente è una roba incomprensibile. Quella lì è stato un investimento che prima di farlo bisognava studiare bene l'accessibilità. Finché non hanno risolto quel problema lì, quel parcheggio lì rimarrà sostanzialmente inutilizzato, e noi avremo sempre i problemi del parcheggio in centro storico. Peraltro vorrei aggiungere, ancora adesso stiamo aspettando, il sindaco aveva promesso che avrebbe trovato delle soluzioni, avrebbe fatto delle proposte, stiamo ancora aspettando le soluzioni e proposte dell'amministrazione rispetto a quella, a quell'obbrobrio che è stato fatto qua in via Marconi, chiudendo tutti i parcheggi, non permettendo neanche le attività commerciali, i cosiddetti parcheggi di scambio e di merci, e stiamo ancora aspettando. Il problema di fondo dei parcheggi del centro storico è diventato un problema serio. Cioè, oggi come oggi io sono venuto qua in radio e sono andato a portare la macchina, volevo portare la macchina lì ormai al Duomo. Però il Duomo ormai, cioè, non c'è che c'è, è saturo sempre, ma poi tenete presente che nel Duomo ci sono anche le funzioni religiose, ci sono i funerali e quant'altro. Quando ci sono i funerali, cioè, si fa un cattivo servizio. Anche la parrocchia dovrebbe dire anche qualcosa al riguardo. Non si può di fatto adibire ormai a parcheggio, per quanto riguarda il piazzale del Duomo, che inibisce e rende problematica le funzioni che devono svolgere la Chiesa. Allora, via Marconi, portare i parcheggi come prima, lei dovrebbe essere portatore di questi disagi. Su via Marconi ce n'era un altro, glielo vado a cercare. Vediamo. È stata fatta una raccolta di firme per via Marconi, ma non si fa niente. Ci pensi lei, allora? Sì, io mi faccio carico di chiedere e sollecitare ancora al sindaco e al comune delle risposte a quella raccolta di firme, cosa che non è stata fatta. Su questo non ci sono dubbi. Allora, bravo Maurizio, fai fare queste strutture sportive che mancano. Ma è di minoranza, non è capogruppo, ma di minoranza, Maurizio Carissimo. Sì, insomma, noi lavoriamo anche per diventare. Lavoriamo anche per diventare maggioranza. Allora, guarda che le leggo questo messaggio qua. Carissimo, dai, devi prepararti per fare il sindaco, perché la preparazione ce l'hai alla grande. Io ringrazio, ancora vedremo, ci sono tempi lunghi per la questione del sindaco. Allora, scusi, ma siamo pazzi? I parcheggi fuori a Castiglione, ancora il centro storico è morto, in particolare quando fanno i parcheggi a Tamoil verso Mantova, assurdo. E un altro ancora, dai Carissa, la società sportiva del calcio è brava a far divertire tanti ragazzi. No, infatti non ha detto di passarla. No, ma io non metto in dubbio che il lavoro che fanno è meritorio, non ho dubbio. E io però l'unica roba che chiedo è che ci siano delle regole certe per tutti. Non può esserci qualcuno che è privilegiato rispetto ad altri. Tutto qua. È che ci siano delle regole da rispettare, che siano le regole che rispettano tutti. Purtroppo abbiamo poco tempo, però le vorrei chiedere un attimino in qualità di consigliere provinciale anche. Allora, abbiamo le grandi annunci, tangenziale di Goito, eccetera. Sì, no, lì l'aspetto positivo, certo, forse mi aspetteremo poi magari altri 10 anni quando la vedremo, però l'aspetto positivo che mi sembra che sia estremamente importante, che finanziamenti regionali e quant'altro, sta già partendo gli espropri per quanto riguarda la tangenziale di Goito.
voi sapete che per andare a Mantova è problematica, ormai rimaneva sostanzialmente quel nodo lì a Goito, dove se tu sbagli orario fai delle code che cominciano da Cerrongo. Ti trovi un trattore, salutando tutti gli agricoltori, ma ti trovi un trattore davanti. No, ma poi c'è il traffico, se fanno anche poi i semafori a Goito, non se ne parla. Cioè, cominci la coda da Cerrongo se vieni da Castiglione, o da Marsilletti se vieni da Manto. Sì. Quindi c'è lì, quel nodo lì è un nodo fondamentale, che è l'unico da sfasciogliere. Sembra che sono iniziati i lavori di esproprio, farebbero una tangenziale, un grosso opera, perché mi sembra sono finanziati sui 50 milioni, che sono circa 9 chilometri di strada, che comincerebbero sostanzialmente da Cerlongo, una tangenziale, salterebbe Goito e uscirebbe fuori a Marsilletti. Quindi sostanzialmente è un'opera che da anni serve, perché se vogliamo fluidificare il trasporto sulla la 236, su quella statale lì, per andare a Mantova. Certo. Altri lavori importanti che ci riguardino come zona, poi l'altro passaggio era la riqualificazione della Solana, anche lì giusto. Sostanzialmente lì è competenza dell'ANAS, sostanzialmente noi sollecitiamo, perché va fatta una riqualificazione, sono quelle arterie importanti che girano attorno al nostro contesto, e che saremo pronti un po' a sollecitare, a fare in modo che partano al più presto possibile quei lavori. Benissimo. No, dica. No, questo diciamo a livello provinciale, per quanto riguarda le cose più immediate, insomma, più vicine a noi, che possono interessarci. Poi io ritorno sempre su un problema. Noi a Castiglione abbiamo un problema anche di una cosiddetta piastra logistica dei servizi alle imprese. Cioè, io mi sono stufato di vedere tutti i camion parcheggiati negli spazi più impropri, perché non esiste a Castiglione uno spazio in cui i camionisti, le attività, i piccoli artigiani possano portare i loro strumenti di lavoro, che in questo caso sono i camion, in sicurezza in luoghi predisposti, dove c'è la possibilità di poter lavarli, assisterli e quant'altro. Cioè, Castiglione non possiamo dire sempre che ci sviluppa, che è un punto di sviluppo industriale, ma bisogna anche come comune intervenire e creare quei servizi alle imprese, che sono fondamentali non solo per le imprese, ma anche per il buon vivere dei cittadini e per il buon vivere della nostra collettività. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Maurizio Caristia, capogruppo PD d'opposizione del comune di Castiglione di Stiviere e consigliere della provincia di Mantova. Grazie a voi e grazie ai radioascoltatori. Grazie.